Ciao a tutti, allora dovrei essere in diretta. Allora, oggi faremo il setup in maniera molto veloce, come sono solita farlo io, del Memory Planner. Alla fine del setup farò l'estrazione delle ragazze che hanno lasciato un commento sotto il post, hanno deciso di giocare con me e hanno condiviso nelle loro stories il post. Tra l'altro vi anticipo che questa sarà una stagione ricca di giochi e quant'altro, che più o meno terrò sempre in questa modalità. Non sempre con le estrazioni, a volte premierò tutte, ricchi premi e quotidiani, insomma, sono stata ferma un po' di tempo, ferma con le mani, però il cervello è andato molto molto avanti, per cui ho messo mani a un piano editoriale serio, come fanno le persone a modo, e quindi da qui fino a Natale avremo tutta una serie di appuntamenti sempre al momento che riguardano la carta, non solo lo scrapbooking, io sono una che spazia dappertutto e quindi ci divertiremo un sacco. Stavo dicendo, alla fine, e io purtroppo di qui non riesco a leggervi perché mi devo avvicinare. Io ti vedo e ti sento benissimo, dovreste sentirmi tutti, io sempre abito nel Burundi, dovete sapere, quindi la mia connessione, anzi in Africa forse la connessione è migliore, la mia è un po' così ballerina, io incrocio le dita affinché insomma ci possa consentire di arrivare alla fine di quest'oretta insieme. Il setup sarà velocissimo perché io appiccico soltanto. Le pagine mensili, la visione mensile del mese è ancora più semplice da colorare perché proprio ci sono queste fresche frasche di settembre che ci rinfrescano i pensieri. Vi farò vedere, perché non ho avuto il tempo di incollare, di sistemare le foto nel mio memory planner, vi farò vedere che cosa intendo, perché nelle stories mi avete visto in questi giorni dirvi che c'è la possibilità, secondo me, no? Io quando ho iniziato ad usare Instagram in una certa maniera mi sono accorta, e anzi è quello probabilmente che mi ha stimolato, che Instagram è uno strumento estremamente creativo, potentemente creativo. Tra l'altro le stories sono così, perché vi consentono di fare un sacco di giochetti, per cui basta ingegnarsi un attimo, prendere confidenza, e secondo me, soprattutto per chi fa scrap, c'è la possibilità di poter arricchire le proprie foto con degli elementi veramente molto particolari. Io l'ho sperimentato all'inizio del mio percorso con il Memory Planner e mi sono divertito un sacco, quindi ho continuato. Poi da lì si sono aperti una serie di mondi infiniti, tra cui la creazione di filtri appositi per permettere di fare delle foto, ma questa poi è una cosa che approfondirò con il tempo. Intanto io provo a cambiare la visuale, così partiamo, perché il bello di Instagram che ti dà un'ora di tempo e tu in quell'ora devi risolvere tutto. Ok, ho detto che sono venuta preparata a questo giro. Allora, facciamo così. Io ho questa bellissima agenda che ho comprato, questa con i buchi, perché il resto è tutta mia, che ho comprato su Amazon. Ho cambiato gli anelli perché erano troppo piccoli. Intanto vi saluto, tac tac tac, e mi sono la visione annuale ancora non l'ho sistemata, purtroppo. Come dicevo all'inizio, questa qui, ora provo ad avvicinarmi, è una foto che ho elaborato, cioè questa è una storia, ho scattato un'istantanea allo schermo e per me è diventata una foto da conservare all'interno del mio memory. Quando ho iniziato il memory, devo dire che ero su una strada un po' sconosciuta, cioè io ho lasciato le agende ai tempi delle superiori, quindi che avevano tutta una serie di decorazioni, infatti nelle prime pagine sono molto decorate. Poi sono passata per la memoria e quindi mi sono portata dietro un po' di scrap e alcune pagine tendono lievemente allo scrap. Poi ho continuato ancora, e questa è come una strada, non un percorso. Strada facendo tu capisci che cosa ti piace fare, che cosa vuoi fare, quindi ti avvii su quella via. È cambiato anche il mood delle pagine, perché mi sono resa conto che mi serviva
più spazio, pochi fronzoli per poter appuntare delle idee quando sono qui al computer a fare 3.000 cose insieme, mi arriva l'idea, me la devo appuntare e me la appunto. Dovreste sentirmi tutte bene perché ho fatto anche le prove audio, io sono una un po' rompiballine da questo punto di vista, quindi faccio le prove prima per vedere come si vede, se si sente e come si sente. Sono andata avanti e quindi alcune pagine sono vuote, ma la leggerezza del non sentirsi costantemente sotto pressione e dover fare delle cose. Alcune pagine, dicevo, lo stile strada facendo si è molto alleggerito perché mi serviva spazio. Mi servivano cose che mi ricordassero sì le decorazioni, però che non mi impegnassero molto tempo perché non ce l'avevo. Avevo legato in memory anche al ricordo settimanale delle foto e questo ho fatto. Alcune pagine sono piene, altre vuote, sono state un po' così intermittente. Però a luglio diciamo che ho lavorato parecchio, luglio mi ha tenuto molto 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 impegnata, mi è piaciuto. Agosto forse è il mese che ho preferito di più, non per il caldo, però agosto mi ha dato dei bei movimenti neuronali, devo dire. Mi sono fermata con le mani, però i pensieri c'erano e questo è il nostro settembre. Io come al solito, no? se avete visto come mi sistemo con il memory, sono solita, ma perché avevo già deciso così all'inizio. Elena, ok, era un problema tuo, no, perché mi stavi facendo venire i dubbi a me. Mi sistemo sempre appiccicando gli stickers, ora c'ho una serie, devo solo decidere il colore, forse andrò con il fucsia, sì, penso che andrò con il fucsia. E quello che faccio in genere è solo prendere e attaccare i numeri, molto, molto sbrigativamente. Tra l'altro, oggi dovrebbe essere mercoledì, andiamo di qua. Tra l'altro, io la mattina sono solita parlare con Claudia qui su G, anche lei sta facendo il memory, lei è piuttosto su un esperimento, su un'esperienza di bullet, mi ha fatto vedere alcune sue pagine, è un po' spinta anche da quello che ho visto da lei. L'anno prossimo ho deciso, io ho quasi paura a dirlo, di lanciarmi proprio con l'esperienza tipica e classica del bullet, però ho pensato, perché ho bisogno di mantenere comunque un certo tipo di attività leggera, di fare solamente la visione del mese, di disegnare, e poi il resto di lasciare libera, non avere un'impostazione settimanale. Sarà il bello se io parlando appiccico una cosa per un'altra e mi troverò a dover staccare, perché mi è già capitato in passato, a dover staccare i numeretti. Tu hai già iniziato? Io ho già in mente le pagine di ottobre, ci saranno i funghi, perché per me ottobre, io lo ricordo così, con le scampagnate in mezzo al bosco a raccogliere i funghi, quindi ho già immaginato, forse li metto da un lato, questo no, ancora non l'ho immaginato, non ho capito bene come devo impostare la pagina, però sì, ce l'ho pronta anch'io. Diciamo che i mesi non caldi mi stimolano parecchio, per me è l'estate che mi uccide, cioè proprio poca voglia di fare, troppo caldo. Quest'estate è stata terribile, non so se come è stata dalle vostre parti, ma dalle mie terribile proprio. Ho visto l'ora di ricominciare. No, io in realtà, Simona, non l'ho mai fatto il bullet come dovere, come viene fatto in genere. Io non ho le agende, le ho comprate, perché quello sì, le compro, però non mi sono mai messa lì a farle. Sì,
Questo di quest'anno è stato proprio un esperimento per avvicinarmi a questo tipo di disciplina, perché secondo me è una disciplina che aiuta, tra l'altro, anche a focalizzarsi bene sulle cose, perché io ho questo problema, e credo che dipenda dal caos creativo. A volte ho talmente tante idee, tante cose da voler fare che perdo un attimo il focus e poi lavoro, 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 ma quaglio poco. E quindi ho verificato, ho testato sulla mia pelle che il bullet ti aiuta ad avere una disciplina. E quando hai una disciplina, che se ne dica, ragazze, tutto va molto meglio, tutto scorre molto meglio, tu vivi molto meglio, meno sensi di colpa, più creatività, più, tutto più. E sì, 40 gradi noi uguale, perché siamo lì, in linea d'aria siamo proprio lì. Ah no, ho saltato un numero! Ma il bello di quando non scrivi tu è proprio questo: la possibilità di poter staccare il numero e appiccicarlo dall'altra parte delicatamente. Oppure l'importante è staccarlo, tanto l'altra plancia, e ci appiccicherò l'altra plancia. Eccolo, il bello della diretta, ma lavorare manualmente mi espone sempre a questi intoppi, quindi io non entro mai in panico, cioè per me c'è sempre una soluzione Y alternativa, quindi bisogna solo avere gli strumenti giusti, e in questo caso per esempio la pinzetta, mitica pinzetta, e la doppia plancia di stickers, e hai risolto il problema. Allora, 15. Ora Antonella, presta attenzione. E il 16, appiccicalo al posto giusto. Allora. E tra l'altro, prima di iniziare, sì, me ne sono accorta, Elena, perché ho guardato, c'era il buco. Perché io continuo di nuovo ancora a lavorare in piedi, perché avevo pensato di poter leggere in realtà i vostri commenti attraverso lo schermo del PC, quindi mi sedevo con calma per bene e guardavo i commenti attraverso il PC, ma qualcosa è andato storto perché io la diretta non la vedo sul PC, e quindi per leggere quello che mi scrivete sono costretta a lavorare in piedi. E poi, anche se sono una donna, anche se ho la malattia del multitasking, a volte commetto errori. Stavo dicendo, ho intenzione anche di prendere il libro, di iniziare prima il libro, magari vi tengo aggiornate, vi consiglio se è il caso di acquistarlo il mio, di Carol, credo si chiamasse Carol, l'inventore. E il papà del bullet journal, che dalle mie varie letture, leggendo, insomma, è un metodo creativo per trovare equilibrio e produttività. Sì, è così, confermo, è proprio questo, almeno per me ha funzionato così. E quindi l'anno prossimo niente pagine predisegnate, farò, ho quasi paura a dirlo, schizzerò prima con la matita, perché questo mi serve ancora, e poi andrò con il liner. Carol, sì, Rider, vedo che siete tutte preparate sul bullet, ma qualcuno l'ha già letto questo libro? Perché io ce l'ho nella wishlist su Amazon. Avevo prima una curiosità di leggere un libro sulla calligrafia, che sto ancora leggendo. Quando finisco quello, il prossimo sarà quello di Carol. Settembre è di 30, di 29 o di 30? Io mi fermo a 30. Io viaggio ancora
su questa roba qui che non so ancora il mese bene quando termina, 30-31, mi fermo a 30 e poi venitemi in soccorso. Mamma mia, qui fa ancora caldo, stamattina ha piovuto, ha rinfrescato, però io sto facendo la sauna in questo momento. Santo cielo. 30, grazie Elena. Perfetto, mi fermo a 30. A questo giro, siccome non c'è proprio un Kaiser quasi da colorare, colorerò con i midliner, con quelli che li ho sia con la punta scalpello ad evidenziatore che con la punta pennello. Sembra quasi che cerco i colori giusti. E vado, sì, penso che andrò con questo e forse, penso che mi fermo con questi tre. È il verde che non mi convince, però non penso di avere nient'altro. Anzi, lo provo nell'incertezza per vedere se il tratto mi piace. Tu mi piaci, tu mi piaci assolutamente, tu ho sbagliato, tu no, ok, abbiamo giudicato questi tre. Gli spritz, vedi, devo studiare, devo studiare. Parla prevalentemente del perché gli è venuta l'idea. Ah, quindi non suggerisci un metodo tipo per essere costante, no. Perché gli è venuta l'idea? Perché è un genio. Aggiungo io, perché è un genio. E con questo. Ah, ecco, ci sono le foglioline che farò piccole. Ho detto questo in un attimo si finisce perché è veramente pochissimo da colorare rispetto ad agosto che aveva tutta la serie di fiori e di foglie. Questo si finisce in un attimo. Intanto, tac, ogni tanto lascio qui, vengo a vedere che cosa avete scritto. Tra l'altro, ve la butto anche lì, siccome sono quasi alla fine del mio libro di calligrafia, ho pensato di fare esercizio con voi. Io ho seguito un corso qualche anno fa con Roberta, il cognome non me lo ricordo, R, le cose di R, ha un canale YouTube che si chiama Le cose di R, Roberta. Che è un'illustratrice, vabbè, Roberta. E allora mi ero detta: sì, dai, fai esercizio per il lettering, dai, su. Ho comprato tutto come al solito, però poi non sono stata costante. Quindi l'idea è questa: esercitiamoci insieme. Sì, penso che lo andrò a vedere. Esercitiamo insieme, ci esercitiamo insieme nel bullet. Predisporrò. L'inizio per me l'esercizio è proprio copiare, cioè andare proprio sui tratti, per esempio qui, e scrivere, perché quello è l'esercizio migliore, come insomma si faceva a scuola alle elementari, non so se voi ve lo ricordate, però io ho imparato il corsivo a scriverlo così, c'erano queste cose che con i puntini. E ci si doveva passare sopra con la matita e ho pensato, se ho imparato a scrivere così, imparerò anche la calligrafia in questa maniera. Quindi l'idea è quella di predisporre dei fogli con dei font calligrafici e andare lì e prendere la mano con le curve. Io so tecnicamente che cosa bisogna fare nei tratti ascendenti e discendenti, ma poi sta tutto nell'esercizio della mano e quindi lo farò, suppongo, in questa maniera. Ah no, ho sbagliato colore, era questo quello che mi piaceva.
quasi finito. Qualcosa di R, brava, sicura sei proprio sul pezzo, no? Io oramai la mia memoria è come uno svizzero, buchi dappertutto, no, non ricordo più nulla. Qualcosa di R, bravissima, sì, lei. E devo dire che mi piacque molto, cioè tutta gasata, ho comprato tutto, le penne, il rodia, tutto. E poi ho fatto una settimana, ma la mia costanza poi mi ha abbandonato subito dopo. Però penso, ho imparato con questa faccenda del bullet, una cosa che secondo me è salvifica, cioè programmarsi un impegno tale da poter gestire. Quindi un foglio a settimana o un foglio ogni 15 giorni o due fogli o quello che è, ma costantemente, secondo me mi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Queste sono tutte le mie idee, poi vedrò se sarà così. Io adoro la penna gel, cioè. E questa secondo me la Jelly Roll da un con la punta da 1 è favolosa, è la migliore penna gel che io abbia mai provato, e ne ho provate, credetemi sulla parola, io sono una che deve testare e compra, ahimè, poi testa e poi dice questo no, questo no, questo sì, e questa assolutamente la dovete prendere. Anche se non fate scrap, anche se non fate calligrafia, ha un tratto bellissimo sul nero, quindi non so se lo riuscite a vedere, e si vede perfettamente. Ah, a posto, io sarei a posto, sono stata veloce, sì, più veloce di così, Simone, così poi mi posso dedicare all'estrazione. E vi faccio vedere una cosa, perché mi ero predisposta il paragrafismo. Ecco, esatto Elena, io farò il paragrafismo della calligrafia, quindi se mi vorrete accompagnare predisporrò dei fogli che vi regalerò, se volete farlo con me, se non lo farò da solo in solitudine. Queste sono allora questa è proprio una foto elaborata nella storia, quindi questo è importante, questo tratto così, sono tutti, magari penso di fare un video tutorial però su YouTube, perché voglio farvi vedere proprio attraverso l'utilizzo del telefono dove andare a beccare questi vari elementi, e secondo me, come vi dicevo all'inizio, a me, io è da poco che lo utilizzo Instagram con cognizione di causa, con la presenza a me stessa, io francamente me ne sono innamorata, forse perché ho una diciamo un occhio che mi porta, che deriva dallo scrap, in cui c'ho molta decorazione, molto utilizzo dei colori e delle forme, quindi mi porta naturalmente a intravedere in alcuni elementi delle cose, cioè io trovo lo strumento delle stories meraviglioso. Io ci faccio di tutto, le copertine degli album, le copertine degli album, degli elementi che vedete qui su IG, cioè lo trovo di una facilità, di una bellezza e di una creatività disarmante, quindi potreste pensare che utilizzo Canva o dei programmi di grafica, invece no, c'è una pattern di sfondo che chiaramente ho disegnato io, poi tutto il resto lo faccio con le stories e mi diverto. Quindi, perché un'altra cosa che mi ha insegnato il bullet è che bisogna divertirsi quando bisogna fare qualcosa che è legato al lavoro, sennò siccome le cose da fare sono tante, poi si perde l'interesse, la voglia, quindi bisogna trovare una maniera divertente di andare avanti con il lavoro, e questa è stata una di quelle, e quindi tac, io incollo solo questa. No, non la posso incollare perché qui non ho la colla. Questa è la mia foto. Allora, se ora arriviamo alla parte dell'estrazione. Penso di aver fatto i compiti a dovere, di aver messo tutti i nomi delle persone che si sono attenute scrupolosamente alle indicazioni che ho dato. Elsa Volpe c'è,
che era quella di lasciare un commento e di condividere nelle stories una delle immagini del carosello in cui annunciavo la diretta e il gioco. Diego in love 18 c'è. La creative room c'è. Fringo 83 c'è. La Francesca Donà con sbalzi creativi c'è. La Clo 2903 c'è, che è Claudia. A volte scrivo, non so cosa scrivo. Insomma, tu ci sei, ce la posso fare. E poi, ultima ma non ultima, Elena c'è. E quindi battiamo le urne, ciacca 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 ciacca, prendiamone una a caso, tata, rullo di tamburi. Diego in love, allora, se non mi hai scritto un messaggio, non so se riesco a beccarti da qualche parte, se no scrivimi in DM, così ti lascio il link alla cartella con tutti i file da scaricare. All'interno della cartella troverai le pagine da stampare della visione mensile. Tra l'altro troverai anche il calendario perpetuo, cioè le due pagine senza il nome del mese, così se vorrai potrai farti tutto un anno scrivendo il nome del mese di riferimento. E poi troverai la visione delle pagine settimanali, sia con il mese di settembre che senza il calendario di settembre, in modo tale da poter fare anche in questo caso, se tu volessi e laddove tu lo voglia, un giorno tutta un'agenda fatta in questa maniera, mettendoti solamente la visione mensile o disegnandotela a mano. Ok, aspetta che stavi in galleria. Elena, te lo dico così tristemente, non sei stata nominata, non sei stata estratta. Allora, io intanto, aspettate che qui ogni tanto entro in panico per capire dov'è che si gira la videocamera. Ma ce la faremo? Sì, ho appuntamento per una diretta prima dell'inizio della scuola, che qui purtroppo io mi attengo al mio calendario, qui da noi sarà il 20, quindi, e sarà di domenica la prossima diretta. Ho già scelto il progetto che faremo, questa volta ci avvicineremo al mio mondo naturale, che è quello dello scrap. Faremo una sorta di explosion box a forma di matita. Mi raccomando, se questo contenuto ti è piaciuto, sostieni il mio canale. Questo mi aiuterà ad andare avanti nel mio lavoro. Come puoi farlo? È molto semplice. Puoi lasciarmi un commento, lasciarmi un mi piace o condividere il contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!